Appassionati di volley, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palavolo Nando di Leo, dove è appena terminata la gara degli ottavi di Coppa Puglia tra Udas e Modugno, vinta dall'Iposea Udas 3-7-0. Siamo in compagnia del mister dell'Iposea, Roberto Ferraro. Mister, buonasera. Innanzitutto complimenti per la vittoria. Grazie. Avete conquistato il pass per i quarti vincendo nettamente 3-7-0 contro Modugno, e questa era una delle partite più equilibrate tra i vari accoppiamenti. Segno che comunque l'Udas cresce sempre più. Sì, stiamo crescendo, e nonostante le defezioni oggi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, un buon gruppo e una buona squadra, perché nei momenti di difficoltà siamo riusciti a mantenere la calma e a sopperire alle mancanze. Oggi infatti, nonostante l'assenza di Spino, Apollo e poi a quella alla quale si è aggiunta quella di Tibelli, comunque avete dimostrato un'ottima pallavolo sia in attacco che anche in difesa. Di Tibelli e anche di Lombardi, perché per tutto il secondo set poi non è più rientrato in quanto ha avuto un problema al ginocchio che poi ha superato stringendo un po' i denti. Sì, forse anche l'altra squadra poi a un certo punto, vista la nostra caparbietà, si è rassegnata e ha tirato un po' i remi in barca. La svolta di questo match è stato un po' quel secondo set che avete recuperato, eravate sotto di 7-8, l'avete recuperato, poi è andato tutto liscio. Sì, ho dovuto fare dei cambi per sistemare un po', perché comunque chi è entrato non è entrato nel suo ruolo. Nonostante tutto ha dato il massimo per poter aiutare la squadra, dare il suo contributo. Adesso avete conquistato il pass per i quarti, la Coppa comunque vi porterà via energie. Quanto ci credete e quanto può essere un obiettivo realmente perseguibile la Coppa Puglia? Guarda, come obiettivo è un obiettivo secondario, però non ci porterà via energie, anzi è forse un modo per tenerci in forma e per dare continuità nelle pause di campionato, quindi va bene così. Chiudete il 2013 sicuramente in positivo con una vittoria, qual è il suo bilancio? È inaspettato, direi, vista la squadra non ancora completa, sono più che soddisfatto. Speriamo di poterci ripetere al ritorno. Sappiamo che adesso nell'ultima di andata giocheremo contro la prima e sarà difficile con la mancanza di Apollo e di Tibelli, che comunque si è messo dei punti e dovrà stare fermo almeno un paio di settimane. Non sappiamo se riuscirà a rientrare per la partita dell'11. Speriamo di giocarcela con l'Andrea al meglio. Chiudiamo con gli auguri di mister Ferraro per il 2014 e soprattutto quello che si aspetta da questo nuovo anno. Beh, sicuramente io faccio un augurio a tutti i nostri tifosi, a tutti coloro che ci sostengono economicamente e quindi anche ai nostri sponsor, Iposea in primis, e poi a tutti quelli che ci seguono dandoci una mano, i ragazzini, tutti quelli che collaborano alla riuscita dell'evento di ogni volta che giochiamo in casa. C'è qualcuno che ci segue anche in trasferta, quindi come non ringraziare loro, e poi anche tutti gli appassionati che ci seguono sulla notizia web, su Assist Sportivo, e quindi va a loro il mio augurio di buon Natale. Ok, grazie. Di buon anno. Buon Natale trascorso e di buon anno. Ok, grazie mister, complimenti, in bocca al lupo. Siamo con Francesco Vennuni. Francesco, innanzitutto complimenti per questa vittoria, conquistate il pass per i quarti, crescete partita dopo partita. Grazie per i complimenti, è importante questa vittoria, noi non ce l'aspettavamo di fare la Coppa Puglia, però ora siamo ai quarti e giocheremo per vincere anche i quarti. Ecco, qual è l'obiettivo e quanto ci credete in questa Coppa? L'obiettivo è quello di vincerla, però fino a quando riusciamo ad andare avanti noi ci proviamo. Speriamo di arrivarci alle finali e vediamo. Chiudete il 2013 quarti in classifica, la prossima incontrerete la prima, l'Andria. Quando sarà difficile affrontarla, soprattutto sul parquet di casa? Sarà difficile, perché l'Andria è una squadra molto forte. Speriamo di essere al completo noi e riuscire a fare punti soprattutto su quel terreno, perché è importante. Chiudiamo con i tuoi auguri di buon anno a tutti gli utenti di Assist Sportivo. Allora, auguro un buon anno a tutti quanti e speriamo che il 2014 ci porti soddisfazioni, soprattutto per noi, per il nostro campionato e per la Coppa. Grazie Francesco, complimenti. Grazie mille.